Buongiorno dal Palacinema di Locarno e soprattutto buongiorno perché è con noi la direttrice artistica Lily Einstein. Buongiorno. Allora Lily, partiamo con questa serie di appuntamenti che abbiamo voluto intitolare Ieri, Oggi e Domani, prendendo a prestito il famoso film di De Sica, e lo facciamo perché questa edizione 2020 è un'edizione ibrida di Locarno, soprattutto Locarno c'è, Locarno che inevitabilmente guarda il presente, gioca di rimbalzo col passato, ma soprattutto vuole aprirsi al futuro. Questo è il messaggio che volevi dare. Esatto, praticamente Locarno 2020 sarà un'edizione tutta dedicata al futuro del cinema e anche al suo passato, il che è anche una delle caratteristiche più forti del Festival di Locarno. Abbiamo fatto questo nuovo progetto del Festival che si chiama The Films After Tomorrow, che è un progetto dedicato a sostenere i registi con premi in denaro importanti che hanno dovuto fermare la fabbricazione del proprio film per causa di questa pandemia mondiale. D'altro canto, i film ci saranno e a cominciare dal concorso dei Pardi di Domani dedicati ai corti e ai mediometraggi si potrà vedere sia online che qui a Locarno. E questo è l'insieme di film, ma a partire anche dal primo che mostreremo a Locarno questa sera, che è simbolico anche perché è stato uno degli ultimi film proiettati nell'ultimo festival che si è tenuto fisicamente alla Berlinale, parliamo di First Co di Kelly Reichardt. Sono molto felice di aprire il festival con questo nuovo suo film, che è bellissimo come i precedenti. Kelly Reichardt è una delle registe statunitensi più importanti del cinema contemporaneo e ci propone ancora una riflessione molto moderna, con tutti i temi classici del western, l'amicizia tra uomini, la libera intrapresa e questi paesaggi bellissimi che lei sa filmare come nessun altro. E a proposito di questo western, che tra l'altro ha anche delle venature ironiche, però come tutti i western, diciamo così, è un'interrogazione degli spazi, e questa c'è nella sezione dei film After Tomorrow tanti registi che hanno interrogato spazi diversi da quelli di casa propria. Sì, una gran parte di questi progetti in effetti vedono questi registi impadronirsi di spazi e di territori lontani da casa loro, sì, e anche quelli che ancora non sono stati impadroniti dagli uomini. Siamo stati colpiti appunto da questo dedicarsi e interessarsi a problematiche politiche e storiche lontane dalla storia nazionale, diciamo, di questi registi. Ecco, come dimostri tu, anche questi progetti del futuro in qualche modo riecheggiano i film che mostriamo a Locarno. Intanto io ti ringrazio per questi primi ingredienti e ti auguro una buona giornata di festival. Grazie, auguro a tutti una buona giornata anche che sia online o nelle nostre sale di Locarno.